Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Oggi torniamo ad occuparci di Sonnox. In questo caso parleremo dell'Oxford Dynamics. Non parlerò di cosa sia o faccia un compressore in questo video, ne ho già fatti due che descrivono dettagliatamente le funzioni del compressore, li trovate nella descrizione sotto. Dynamics è un compressore dall'aspetto classico, che chi proviene da Pro Tools lo ha utilizzato per anni pensando fosse un plugin di Avid, tanto famoso è che è stato aggiornato da Oxford per poter continuare ad essere utilizzato anche nelle moderne DAW in versione VST e Audio Unit. Dynamics è in realtà un multicompressore, ossia non un multibanda, ma possiede in un'unica interfaccia diverse funzioni tipiche dei compressori come il gate, l'expander, il compressore, il limiter, il sidechain EQ e il warmth. Guardando al compressore notiamo subito il controllo in alto di Old, spesso inedito in questo tipo di plugin. Ci permette un controllo più accurato prima dell'arrivo della release. Warmth è un enhancer sui bassi, stupendo, aggiunge tanto suono, quindi da controllare attentamente perché diventa anche dannoso, ma incredibilmente utile sulle tracce registrate, ad esempio da microfoni meno profondi, o per correggere l'intervento del compressore stesso. Partiamo dal gate, apriamo una sessione di batteria che trovate anche nei miei corsi online su Studio One come traccia esercizio. La batteria è stata suonata da Antonio Aronne, un musicista che ho utilizzato come session man in alcune produzioni rock metal e che oltre a saper suonare la batteria mi ha fornito delle eccellenti registrazioni su cui esercitarci. Ho inserito quindi tutta una serie di Oxford Dynamics su ogni canale della batteria. Sentiamola al volo, senza alcuna correzione. Già la registrazione è molto buona, come sentiamo. Accendiamo tutti i plugin. Sentiamo le differenze. Casse rullante più evidenti. Smash, ok. Avremo poi il resto del suono del rullante negli overhead. Ascoltiamo. Senza. Sui tom ho applicato ovviamente un gate che isolasse bene. Siamo riusciti a controllare molto bene la batteria. Controlliamo anche gli overhead. In questo momento ho chiuso le room. Gli overhead compressi. Facciamo un po' di SSL effect. Apriamolo anche sull'altro. Perfetto.
Come vi dicevo, il controllo di threshold attacco e rilascio sono standard, mentre la funzione hold in pratica controlla il periodo di tempo del gain reduction dopo l'attacco pilotato appunto dalla threshold. Una sorta di soft attack, volendo, controllabile e programmabile, utilissimo nei brani con diverse variazioni di tempo orchestrali. Il compressore, come abbiamo visto, oltre ai controlli standard, aggiunge una regolazione del soft knee. Quindi a step di 5 dB troviamo poi l'opzione Dither, qualora volessimo esportare poi gli stems a 16 bit ad esempio, ricordandoci di disabilitare quella della DAW in caso volessimo utilizzarlo. L'opzione Type ci offre ben tre tipi di compressore, Classic, Linear e Normal, come vediamo. Selezionandoli, alcuni controlli vengono disabilitati. Queste configurazioni incidono sulla tempo low impostata nel rilascio, dove Normal e Classic usano una curva di rilascio esponenziale e Linear una lineare, appunto. Nel manuale troviamo i grafici appositi. Il controllo esponenziale tende quindi a mantenere la stessa escursione dinamica del segnale per completare la compressione. Prima che il picco apporti un cambiamento di gain sostanziale, riduce e compensa il volume generale in maniera più naturale al nostro orecchio. Questo sistema serve quindi a mascherare l'effetto del compressore. È l'opzione base migliore per la maggior parte dei materiali sonori da comprimere. Il compressore Oxford, oltre ad essere uno standard, è anche molto musicale, passatemi il termine. Si adatta bene a molte tipologie di tracce e riesce a controllare altrettanto bene il rilascio, che è spesso una parte critica dei compressori. L'opzione Warmth è veramente molto utile, corregge quel sound brillante tipico delle console Oxford di quel periodo ed è un eccellente trick per rimettere sul mercato questo splendido compressore. Il limiter, andiamo a vederlo, lo mettiamo sul master. È utilissimo quando ci troviamo a lavorare su alcune tracce che potrebbero clippare dopo lo smash del compressore. Soprattutto mi rivolgo a chi ama spiattellare il rullante o i toms nelle situazioni metal. Sul master si comporta abbastanza bene. Come vediamo, un'ottima correzione. Possiamo ovviamente esagerare. Sentiamo come cambia il rapporto MS. Sul master, come vediamo, si comporta molto bene, ma non lo metterei tra i limiter da mastering. È interessantissima invece l'opzione di key input anche sul limiter. In questo caso inedito in tanti limiter in commercio, compresi quelli stock della DAW. Il clip hold in questo sistema è possibile configurarlo direttamente dal menu in alto di Sonox. Altra interessantissima feature è la mappabilità immediata dei controlli nel nostro controller esterno. Infatti possiamo, attraverso Studio One qui in alto, toccare ad esempio uno dei controller del mio Complete, come vediamo si accende knob 1, e assegnarlo direttamente al volume e quindi al parametro che si trova qui all'interno della threshold in questo caso. Quindi assegnandolo abbiamo un'immediata reazione, quindi possiamo assegnare velocemente attraverso questa funzione in alto tutti i controller del mio Complete S49 direttamente al plugin, utilissimo nelle fasi di mix. Ma il sistema funziona anche con altri controllers. Il sound di Oxford Dynamics è tipico, bisogna imparare a conoscerlo per ricordarci che aggiunge quella sensazione slappy in stile SSL su tutte le tracce. Lo considero un tool fondamentale per ogni mix, come anche Metric Halo Channel Strip, che ne cattura alcune feature. È una delle caratteristiche timbriche storiche delle sessioni fatte in Pro Tools negli anni passati e quindi un'opzione interessante nel panorama dei plugin da tenere sempre sotto mano, perché può risolvere timbricamente diverse situazioni. L'ho trovato vincente su batterie e bassi, soprattutto nella musica elettronica, dove spesso è richiesto un approccio aggressivo al suono. Il mio consiglio, come al solito, è scaricare
della demo, provatelo e decidete se acquistarlo completamente o partecipare al programma educational di Sonnox, che vi dà un sostanzioso sconto sul prezzo se siete studenti o insegnanti. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e Music Off. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!